Oggi vorrei parlarvi di una cosa che mi sta molto a cuore, di cui ho parlato altre volte, ma credo che veramente in questo momento sia importante. È un momento nel quale abbiamo bisogno del nostro coraggio, è un momento nel quale abbiamo bisogno di non dare più ascolto alla paura, di non spaventarci della paura, ma di guardare la paura in faccia. È un momento nel quale possiamo guardare l'ego e vedere come dall'ego, osservato, possiamo passare a uno stato di coscienza, a uno stato di attenzione libera, pura. Ricordatevi, non possiamo essere servitori di due padroni. Non si può servire l'ego e contemporaneamente servire la consapevolezza, la verità di chi siamo. Non è possibile. Allora, molti di voi vedono, perché me lo scrivete, vedono questa intermittenza, lo stato di coscienza egoico e lo stato di consapevolezza risvegliato. Lo vedono tutte e due. Ogni volta che vedete lo stato egoico affiorare di nuovo, scegliete. Scegliete. Quale stato di coscienza volete? Quale stato di coscienza volete abbracciare? Non si possono servire tutte e due. Per qualche tempo abbiamo creduto, all'inizio della pratica, all'inizio di un percorso di conoscenza di noi stessi, che per incontrare, per vivere nel mondo fosse necessario mantenersi nello stato di coscienza egoico. Il luogo comune che viene fuori è quello del non posso difendermi se non ho ego. La difesa e l'attacco, che sono i luoghi comuni dell'ego. Non è vero. Guardate, ci sono in questo momento nel mondo centinaia, migliaia di maestri spirituali, moltissimi illuminati, alcuni sulla via dell'illuminazione, molte persone sagge che donano la propria conoscenza. Hanno bisogno di difendersi? Come sopravvivono nel mondo? Molti di loro sopravvivono molto bene nel mondo, direi la maggioranza, la totalità. Guardate le vite delle persone che hanno rinunziato a difendersi e attaccare semplicemente perché hanno rinunziato all'ego. Non si possono servire due padroni. Dobbiamo scegliere. Questo è il momento di scegliere. Ricordatevelo quando vedete apparire il vecchio stato di coscienza egoico. Scegliete. È solo l'abitudine che è forte, non è l'ego che è forte, è l'abitudine a esserci identificati per tanti anni con quello.